Paesaggi di gusto, amici cari, con me c'è Paolo Bortolazzi. Abbiamo raggiunto la bella Verona, la città dell'amore, perché qui questa sera c'è una serata importante con l'AIS, che è l'Associazione Italiana Sommelier. Paolo Bortolazzi è il delegato proprio di Verona. Sì. È una serata importante perché abbiamo convocato tante persone, perciò una serata con molto pubblico, con molti degustatori, però è una serata che apre i confini perché vede oltre il confine vero e proprio un vino importante dell'Austria. Certo. Certo, l'obiettivo della serata è proprio quello di dare una panoramica il più ampia possibile di un paese molto vicino a noi, ma per alcuni aspetti anche molto lontano dal punto di vista vitivinicolo, perché generalmente noi italiani conosciamo di più come vitigno il Riesling, mentre questa sera trattiamo quello che è in realtà il vitigno principe dell'Austria e quindi il Grunel Veltliner. Ecco, magari poi del vitigno ne parlo più nel dettaglio con un altro amico che andrò ad incontrare, però parliamo dell'AIS, perché dicevo, questa è una serata con tante persone, cioè è una serata importante. Sì, l'argomento sicuramente ha fatto gioco, diciamo, e quindi il pubblico che ha risposto a questa nostra degustazione è ampio ed importante. I presenti questa sera sono più di 90, sono pochi, abbiamo un buon parterre anche di giornalisti per dare il giusto riscontro a questo tipo di evento. Poi mi hanno detto così, chiacchierando con gli amici, che le donne sono importanti, perché le sommelier sono tante donne. Ma le donne sono importanti non solo dal punto di vista numerico, in realtà è dimostrato, insomma, che la capacità degustativa delle donne è sicuramente migliore, hanno comunque un'attitudine migliore alla nostra e quindi generalmente sono molto importanti anche proprio nella fase di degustazione. Questa volta con me c'è Willy Klinger, che per non sbagliare vado a leggere, è il direttore dell'Austria Wine Marketing Board. Willy, allora, un vitigno importante perché in Austria il Grüner Veltliner copre un'ampia area di produzione. Sì, copre un terzo della produzione, dunque abbiamo piuttosto al Niederösterreich, la passa Austria al nord, che è un vitigno bianco che è un po' l'identità del vino austriaco. Abbiamo altre cose, abbiamo Sauvignon, abbiamo Riesling, abbiamo Chardonnay, abbiamo vino bianco, abbiamo anche rossi interessanti che hanno questa freschezza del nord, abbiamo vini dolci che sono tra i migliori del mondo, ma il Grüner Veltliner è il vino bandiera dell'Austria. E questa sera diverse cantine, diverse etichette, diverse tipologie di Grüner. Ecco, perché io dico sempre che il Grüner Veltliner è un po' come BMW, se vogliamo, un 3, un 5, un 7, ci sono cabrio. Allora, è un vino, sì, che è il vino standard dell'Austria, si beve come bianco di ogni giorno, un vino semplice, un vino ma sempre con una certa acidità, un vino molto pastoso. Questo è il piccolo Grüner Veltliner. Poi c'è già un vino un po' più interessante, un vino di medio corpo, sarebbe il 5, e poi ci sono le grandi riserve, che è un vino grande, tra i grandi bianchi del mondo. Sono con il collega Helmut Kneil. Allora, lui parla italiano, però con calma, andiamo con calma. Solo un po' poco. Un poco, ma meglio tu italiano che io tedesco. Senti Helmut, che vino è il Grüner Veltliner? Il famoso in Austria, è un po' delicato, con pepe, con frutti di aromatico. Gradevole, tropicale, ananas, è possibile una varietà di alcol di 11 per 15, e tutte le varianti sono molto molto amabili.